Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io, siccome in genere sono sempre molto dubbioso quando uomini politici di prima fascia, di seconda, di terza, intervengono su un fatto di cronaca, io sempre uso l'espressione un uso politico della cronaca, cioè quasi che tutti, per carità, destra e sinistra, quasi volerci mettere il cappellino sopra, prendere qualche like, perché ormai così si fa. Però il caso di Valdegamberi mi ha colpito particolarmente, perché questo post che lei ha fatto, che credo abbia scritto lei, no? Vediamo un attimo, vediamolo. C'è scritto Stefano Valdegamberi, facciamo il fact checking. È lei nella foto, è lei questo signore, vero? Sì. Sì, benissimo. No, se no uno può anche dire no, è stato l'autore Urgo a mettere una foto e invece è lei. Bene. Lei dice, ho ascoltato a diritto di dovescio, vabbè, le dichiarazioni della sorella di Giulia, posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia, e qui vabbè siamo al commento, diciamo così, delle espressioni, e vabbè, così grande, ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Qua uno dice, oh, i magistrati devono valutare che cosa? Vabbè, mi sembra un messaggio ideologico costruito ad hoc pronto per la recita. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire molto. Spero che le indagini facciano chiarezza. Ora io dico, le opinioni di tutti in democrazia non solo sono bene accette, ma va benissimo, se ne discute, eccetera. Ma quando un politico che ha un ruolo, che è stato eletto, è lì, quindi ha un peso, fa una considerazione di questo tipo, scambiando peraltro la felpa di Elena per un simbolo satanico... Ma non è solo la felpa, scusami. Aspetta, io le dico, aspetta, le ho dato del tempo per meditare, per non... altro avviso, 10 minuti che l'ho presentata, le sto dando del tempo per non dire altre sciocchezze, quindi per spiegare bene. Ma guardi, le sciocchezze sta dicendo lei, porti pazienza. No, questo è perché lei, lei sta interpretando il pensiero degli altri. No, che è il suo detto, post, non è il mio pensiero. Valdegamberi, non... Lascio spiegare il senso, se mi lascia parlare. Sì, prego, prego. Va. Allora, il post nasce... di fronte a una dichiarazione che tutti abbiamo ascoltato, che mi ha lasciato molto perplesso. Di fronte a una morte, un evento così tragico, sembrava un appello politico contro cercare che andava a minimizzare le responsabilità di chi ha commesso il reato, quasi a giustificarlo, perché c'è una mentalità diffusa patriarcale con fatto di violentatori, di uomini violentatori, che bisogna combattere tutti assieme. Io francamente non mi sento, sono un uomo, sono sposato, con famiglia, figli, non mi sento un violentatore né rappresentante né tantomeno patriarcale, perché a casa mia penso comandi più mia moglie del sottoscritto. Ma al di là di questo, vabbè, questo... è il portare sul piano dell'ideologia sì. un fatto che è sminuendo addirittura la responsabilità personale. Io dico, non vedo nel paese Italia la mentalità patriarcale. Sì, questo ci arriviamo, ma che c'entra Satana? Non la vedo oggi, scusate. Questa è la domanda. Non la vedo, non vedo nemmeno, ma vedo semmai una società fluida, priva di valori, priva di modelli educativi, dove una società dove i giovani sono sempre abituati a ricevere dei sì, sempre dei sì, coccolati fin da piccoli, alla scuola se vanno male la colpa del professore, se nella partita a calcio sempre colpa degli altri, e vengono su e il primo no che ricevono, è il primo no che ricevono, perdono la testa. Ecco, una ragazzina che rifiuta il fidanzato diventa un motivo, scatta una reazione che non so come, neanche inconcepibile, di una reazione che è frutto di una grande immaturità e un grande così, senso di responsabilità, di rispetto che forse c'era nella famiglia patriarcale. Sì, però lei ha scritto il un'altra richiamo cosa. Al post, il post che dice quando c'era la maglietta, pur essendo una marca, ci sono simboli satanici, ma al di là di questa... sono andato a verificare per la curiosità quale sarebbe il nuovo modello da proporre, visto che questo non va bene. E vedo che nelle immagini di questa ragazza, che la quale tra l'altro su un'intervista di un quotidiano nazionale di oggi ha dichiarato che fa politica e vuole far politica e ha tutto il diritto di farlo e portare avanti le proprie idee, però io ho il diritto di dire anche le mie opinioni senza essere attaccato e massacrato con minacce di morte da mezza Italia. Ma no, adesso, ecco, dicevo che nei suoi social lei aveva dei social dove c'è con figure con anche sacrileghe, sataniche, dove a un certo punto queste? C'era anche una statua, dice questa è la più bella statua di Lucifero, e quello che preferisco, scritto in inglese, lei capisce ovviamente. Allora io mi chiedo, se questi sono i modelli nuovi... Ma quali che lei sono vive, i modelli? Vabbè, legittimamente, Tommaso non ho detto che c'è correlazione tra i fenomeni. Io l'avevo chiamata perché mi ha interessato... Se questi sono i modelli nuovi che lei vive...
Lei non è, scusi, lei è un politico, non è uno dei tanti pazzi da tastiera che scrivono la prima cosa che gli è passato del cervello. No, scusi, l'ho invitata qua semplicemente perché lei, uno, ha un ruolo politico. E quindi per me è importante capire, perché lei ha un ruolo politico, pubblico, non è l'idiota da tastiera che scrive la prima imbecillità che le viene in testa, almeno dovrebbe essere così. Lei è un politico e quindi hanno un peso le cose che dice. Quando lei comincia a fare le valutazioni su, ma secondo me il simbolo satanista sembra... il pazzo che si mette lì sulla tastiera e che pur di... Scusi, questo scusi, non deriva dalla maglietta, la maglietta è stata lì, deriva, le ripeto, dai suoi social, dove c'erano solo messaggi di quel genere lì. Allora, ma era per dire, se questo è il nuovo valore che noi vogliamo dare agli uomini, scusi, sono questi valori che vogliamo dare. Diciamo che non va bene quello patriarcale, io sono, ripeto, non c'è nessuna società patriarcale oggi. Merlo e Cerno, Valde Gangheri, un attimo. Consigliere, mi scusi, ma mi spiega nel post esattamente cosa dovrebbero indagare i magistrati secondo lei? Perché lei lo scrive due volte. Sono avvenuti diversi episodi criminali e di sangue, non certamente questo che non c'entra nulla, ma molti altri. Io dico, andiamo a guardarci bene questo mondo, perché se mia figlia mettesse questi messaggi qui, un po' mi preoccuperei. Ma Valdecagre è la sorella della vittima. Perché dovrebbe fare un... Ma cosa vuol dire? Io, lei è sorella della vittima, lei ha il diritto di dire quello che vuole. Io ho diritto di dire che non sono d'accordo su certe valutazioni. E siccome la sorella della vittima ha fatto interviste anche oggi parlando di politica e altre cose... Ma non di politica. Io non so, mi meraviglio che di questo... Cerno, poi andiamo avanti. Ma credo che di fronte a una tragedia del genere... Ecco, appunto, di fronte a una tragedia del genere mia nonna avrebbe detto un bel silenzio, non fu mai scritto, prego. No, dico,